Cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Il grande giorno che manifesta la libertà di Dio, ora lo stiamo vivendo. Il giorno in cui colui che è la luce accetta di essere sopraffatto delle, dalle tenebre. Il giorno in cui colui che è l'amore si lascia sconfiggere dall'odio e dall'ingiustizia. Colui che è la pace si lascia vincere dalla guerra. Queste parole che ora ascolteremo diventino per noi la possibilità di ridare senso a tutte le nostre sfide e a tutte le contraddizioni che caratterizzano i nostri giorni. Nella debolezza, nell'apparente sconfitta, vi è lo strumento, l'occasione del riscatto. Quanti personaggi sfilano appartenendo a questa vicenda? Che sta al termine della vita di Gesù. Eppure in mezzo a tutti questi spicca la sua libera volontà di accettare la passione, la dignità e la forza con cui egli si incammina verso l'offerta sacrificale di sé. Lui, l'unico innocente, Lui, l'agnello che non ha colpa, offre se stesso in riscatto per tutti noi che queste parole arrivino a illuminare il nostro percorso e il nostro cammino e vi auguro che questo venerdì santo sia un venerdì di silenzio, di attenzione, di rilettura e di ricomprensione delle solo apparenti sconfitte del nostro vivere. Buon ascolto e buona giornata a tutti voi. Vangelo di Matteo, 27 capitolo. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le trenta monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo ho peccato perché ho tradito sangue innocente ma quelli dissero a noi che importa pensaci tu egli allora gettate le monete d'argento nel tempio si allontanò e andò a impiccarsi i capi dei sacerdoti raccolte le monete dissero non è lecito metterle nel tesoro perché sono prezzo di sangue tenuto consiglio comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia, e presero trenta monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo, Sei tu il re dei giudei? Gesù rispose, Tu lo dici. E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse, Non senti quante testimonianze portano contro di te, ma non gli rispose neanche una parola tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata, Pilato disse Chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù, chiamato Cristo? Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro, di questi due chi volete che io rimetta in libertà per voi? Quelli risposero, Barabba, chiese loro Pilato, ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo? Tutti risposero, sia crocifisso. Ed egli disse, ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte, sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, Anziché il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: Salve, re dei giudei! Sputandogli addosso. Gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi seduti gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna. Costui è Gesù, il re dei giudei. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re d'Israele. Scenda ora dalla croce e crederemo in Lui. Ha confidato in Dio. Lo liberi Lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: Sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con Lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre Gesù gridò a gran voce: E lì! Eli, le masa bachtani, che significa, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, Costui chiama Elia, e subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano, Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano davvero costui era figlio di Dio. Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, seduta di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse, dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo, è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro, avete le guardie. Andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. Essi andarono e per rendere sicura la tomba sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie.